Andremo al teatro all'aperto, vero? Sì. Il luogo dove nonno con tutti i suoi amici passano dei fantastici pomeriggi, vero? E si trasformano da pensionati a architetti, geometri, avvocati, parlamentari, politici e chi più ne ha più ne metta. Parlano di sport, hanno tutto loro, vero? E certo, Tutto voi sapete. perché noi le cose le sappiamo, Loro le cose le sanno. le cose chi le ha da dire, chi le sa, I chi vecchi. non le sa che dice. I vecchi. E certo, noi le sappiamo le cose, Loro sanno le quelle cose. che non le sanno, che dicono, Niente. le sanno. Andiamo. Oggi vi presenteremo un po' tutti i componenti del teatro, vero? All'aperto, All'aperto. gratis. Gratis, improvvisato. Mi sono detto tanto. Allora, l'intervenzione. Però, fate che forte preso. Ecco, abbiamo già iniziato. Però, fate che forte preso. Abbiamo ecco, si è buttato. Si butta sempre. Prepotente. Prepotente. È truffatore, se tu fai. Prepotente, prepotente. Aspettala che... E te non so capire. Non ho preso il bastone. Questo è il teatro all'aperto, questa panchina che praticamente dovrebbe essere per chi prende il pullman. Ma voi lo prendete il pullman? No. Sì. Voi c'è andato a Coligno? No, 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 già più, c'è più Lukaku. Corrigliate, non lo pacchiamo. Quindi è l'unico a panchina piena, sempre non prendono mai il pullman. E scopriamo un po' i personaggi di questo, sentite come canta. È tutto il giorno così, però è bello, perché è tutto improvvisato. Andiamo, allora. Con questo personaggio qua che è Filiberto, sì. Che è un po'... l'intrattenitore. Sì, esatto. L'Amadeus. L'animatore. Della situazione. Ma avete capito, via. Tua via. Andiamo alla destra. Abbiamo il grande Luciano, Mister Sarri. Vero Luciano? Sì, sì. Poi abbiamo Gennaro, Massimo Boldi. Massimo Boldi. Nato a? Bergamo, di cognome di Francia. Di Francia? Nato a Vago, in provincia di Napoli, di Siena Abbazia. Di Siena Abbazia, però è del giro. Ok. Però... nonno Faustino lo conoscete. E poi abbiamo anche il grandissimo Franco, cantante, ha detto anche lo iettatore. Venditti. Venditti. Ma come passate le vostre giornate? Le passiamo scuotendoci uno con l'altro. No, ma principalmente quello che fa tuo nonno mi fa passare. Ma ci avevi Se fanno i cazzi. Anche perché abbiamo imparato dal signor Faustino. Ma le cose, noi sappiamo lui. Le cose, chi le sa? E la verità lì chi le sa? E le so io. No, perché le so io. Perciò chi le sa? Deve parlare, chi non le sa, zitto. Ma io vedo una sporgenza. Io vedo una sporgenza. Cincilla? Che secondo me è un fuori palla, è un fuori onda. È il sottopalla. È un fuori palla. È un fuori palla. Ecco, prendiamo. Eccolo. Sono scatenato. Cazzo scrai, è partito. Calcio. Perché ti... O no? Non toccati indietro, per favore. Non toccati. E lo mettiamo qua. Poi abbiamo anche Cocorito Loretto Porto Regalati Rafa. E l'altra volta mi hai fratturato il tuo posto. Questo è il teatro all'aperto. Aperto, gratuito, improvvisato e gratuito. E gratuito, quindi se passate di qui a Bastia, questa è la serie invernale. La serie estiva è dietro, ma la vedremo un altro giorno. Anche se già vengono da tutta Italia, perché sì. Anche ieri i signori da Verona sono venuti. Ma guarda un po' che c'è, sono venuto a controllare. Stasera si busca. Stasera Faustino busca.
C'è su signora Maria con la signora. Ah. Guarda che io. Che voi? Io la voi mia non si chiama Nicoletta. Maria. No, non è tedesca. No. Non è. No. Sì. È di quello. State fermi. La tedesca è tua. No. Voi avete la signora tedesca che no. Che vi sgrulla i panni. No, siete voi che sgrulla i panni. No, no, la violenza no. La violenza no. È nemico tu. Ma che amico mio, che amico mio, mamma sua corona, amico tuo? Sì, no, aspetta, ma non ti conosco io chi sei, mascherina, conosco io chi sei, mascherina, mi sta calma, ma sotto, poni, poni, fermi, oh, la Feltrinelli almeno. Lui quando viene, che siccome non riposa la sera, non dorme, no? Fa le ore piccole, poi non dorme. Viene qua, si addormenta e poi fa. Sembra che sta in mezzo alla giungla. È tanto. Fa tanto. Scusate, analizza l'outfit, perché abbiamo delle scarpe di. Abbiamo delle scarpe, sono modello straordinario, raro da trovarsi. In c***oscio marrone? C***oscio marrone? Marrone, sì, sul marro tortora. Io abbiamo, come te che le ruba, abbiamo il giubbetto antiproiettile. Giubbetto antiproiettile. Che le rubava la tua mamma. E il cappello. Cappellino, poi. Cappellino. Cappellino, poi non ne puoi parlare. Che cappello. Cappellino. Cappellino. Cappellino era negli alpini. Quando era sugli alpini. Sugli alpeggi. Sì, sugli alpeggi che. Quindi. Lancia, 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 questo ragazzo qui, io lo so perché ogni tanto qualche piccola, diciamo, no, bestemmiuccia, perciò Fredericus Fabis impotentizzaus peccatoribus cincillorum. Scrocchellorum, scrocchellorum, bello de Roma, guarda come si difende, guarda. Vuoi fare una bella benedizione anche a tutti quelli che ti seguono? Sì. Dedicata. Una benedizione dedicata a tutti quelli che mi seguono. Beneditus vobis in potentis Deus, peccatoribus, cicillorum, broccolorum, insalatorum. Amen. Fate i bravi! Ho del Vicenda parlato! Questa era un po' un'infarinatura del teatro all'aperto. Sì, sì. Sì, ma dopo ci stanno i scherzi. Tante altre cose, però piano piano. Tanto se vi è piaciuto, ditelo. Quindi. Step by step andremo avanti, sì, vero? Sì. Saluto, salutate, salutate. Salutate. Saluta, saluta. Saluta! Saluta! Saluta tu, saluta me! Meglio, meglio! Oh! Che bene!